Orlando indice per 17 dicembre elezioni Consiglio metropolitano, ignorando la norma dell'ARS. Il sindaco della città metropolitana di Palermo Leo Luca Orlando ha indetto oggi le elezioni per il Consiglio metropolitano che si svolgeranno il 17 dicembre. In base alla normativa vigente e al dettato costituzionale, Orlando ha previsto che il Consiglio sia composto da 18 componenti, eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni facenti parte della città metropolitana. Le liste potranno essere presentate il 26 e 27 novembre, dovranno essere composte da almeno 9 candidati e ciascuna lista non potrà contenere più del 60% di candidati dello stesso sesso. Dopo l'insediamento del sindaco metropolitano a giugno ha sottolineato Orlando: con questo importante passo prosegue il processo di messa a regime della città metropolitana di Palermo, organismo intermedio sempre più protagonista di percorsi importanti di sinergia fra istituzioni per lo sviluppo del nostro territorio. Adesso la palla passa all'assessorato regionale per le autonomie locali che entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni dovrà costituire l'ufficio elettorale. La decisione del sindaco della città metropolitana di Palermo, Orlando, non tiene in alcun conto quanto è avvenuto nelle ultime sedute dell'Assemblea regionale siciliana, durante le quali è stata votata a maggioranza una norma che riporta le elezioni degli amministratori al vecchio sistema, cioè elezione diretta, e non di secondo grado. Il presidente dell'ARS, Ardizzone, dopo il voto del Parlamento ha dichiarato che la norma non avrà vita facile, perché contrasta con la legge nazionale e quindi sarà impugnata. Orlando accoglie questa interpretazione e va avanti, sfidando il Parlamento regionale ed ignorando la norma sull'elezione diretta. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.